Ciao ragazzi, sto vivendo un periodo particolarmente triste della mia vita perché non ho un trapano a colonna. Quello che avevo l'ho venduto e intendo comprarne un altro che già ho adocchiato, lo sto tenendo sotto controllo perché sono in agguato così in attesa dell'offerta più conveniente. Ora però devo fare dei fori perfettamente perpendicolari o quasi, insomma. E ho comprato il simulacro, ecco già, del trapano a colonna più economico che esiste. Già il manuale di istruzione è questo, ok? E il trapano dovrebbe essere questo qua nella figura che non si capisce effettivamente che cos'è. Allora, istruzioni di installazione in cinese, cavolo! Ah no, dai, siamo fortunati. Ci sono anche in inglese, però per quello che vedo sono tutti quanti pezzettini separati, praticamente se fosse il trapano della Lego sarebbe meglio. L'ho comprato su Amazon e ho speso poco più di 20 euro, è praticamente un trapano senza motore. Non ridete troppo di me, addirittura ecco guardate la bustina con la minuteria, è tutto di plastica, cavolo. Fantastico, ma perché non me lo sono stampato? Me lo stampavo io con la stampante 3D. Vabbè, ora magari lo copio e me lo faccio con la stampante 3D, come se fosse necessario effettivamente copiarlo. Qua ci sono tutti i componenti. Qua c'è una... Ah, questa... Ok, questa è la molla di ritorno. E qua ci sono delle astine. Qua che altro abbiamo? Oh, il mandrino, pazzesco, mandrino fenomenale. Per ora, siccome devo inserire dei maschiatori e mi viene il dubbio che il mandrino sia anche piccolo, no, ci dovrebbero entrare, dai. Sarà un mandrino forse da 10 mm, non so, in cinese vale a capire. E ora vediamo un attimo come si fa a montarlo. Dai, sono quattro pezzi, tutto sommato non dovrebbe essere particolarmente difficile. Comunque in descrizione vi lascio il link, perché questa dovrebbe essere la base. Questo che è il cuscinetto di altissima qualità, incastonato nella plastica, dovrebbe essere il fulcro del nostro mandrino. Mandrino. Allora, il mandrino. Iniziamo ad aprire la bustina con tutti quanti gli inserti metallici. Questo potrebbe assomigliare... Sì. Questo assomiglia al perno del mandrino. Guardate quanto sono bravo. Ok. E gira. E gira l'elica, romba il motor. Siamo paracadutisti, però gira male. Ok, vabbè, forse... Ecco, ma le istruzioni non è che ci sia più di tanto. No, non c'è nessuna rondella. Gira un pochino a fatica. Ok, vabbè, i cuscinetti sono quelli che sono. Forse... Perché gira male? Dici, ma l'hai visto? C'è bisogno di domandarti perché, magari tocca il mandrino, tocca il supporto di plastica, guardate è tutto oleoso, sembra di prendere le patatine fritte, e gira un poco male, cioè fa molto attrito, allora così è abbastanza libero, vedete? Nel momento in cui lo vado ad avvitare, praticamente sembra Art Attack. Quando lo vado ad avvitare, questo diventa più duro. Forse perché tra un cuscinetto e l'altro, qua mi sembra che ci siano due cuscinetti, a dire il vero. Sì, qua ci dovrebbero essere due cuscinetti. Forse andando a schiacciarsi, poi... È curioso, sono due, sì, sono due. Andando a schiacciarsi ci sarà qualcosa nel mezzo che fa
opposizione, quindi non si può nemmeno stringere troppo, penso. Più stringi. Comunque, dai, mi serve per poco tempo. Resisti, resisti. Questo che cos'è? Che cos'è? C'è un pezzo che mi avanza. No, 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 no. Tranquilli, non c'è nessun pezzo che avanza. Ok, mettiamo le istruzioni qua. Questo dovrebbe andare qua da qualche parte. Cos'è? Ma che cos'è? Ok. I fori coincidono poco. Non lo capisco, non lo capisco. Vabbè, non voglio dire, non è che non lo capisca, semplicemente bisogna studiarci sopra. Forse sarebbe stato meglio, molto meglio. Allora, questo potrebbe andare qua, sì. Cioè, guardate, poi ci hanno messo soltanto una molla, perché sennò poi diventava troppo, troppo duro. Figata pazzesca. Eppure, cioè, su questo trapanetto comprato, ripeto, su Amazon, ho letto delle recensioni così negative, ma così negative, quasi che lo volessero criticare. Ecco, vedete. Ora, testone che sono. Ok. E poi? Ah, così, dai, dai, dai che ce la fai. Dai che ce la fai? Ce la faccio o non ce la faccio? No, non è così che si infila. Sì, però. Cioè, Dai, dai, dai. Io penso che dopo questo video ci sarà tanta gente che si disiscrive. Allora, se metto così. Sicuramente non è questione di lubrificazione perché già, ripeto, le mani che sono tutte quante ben lubrificate, potrei fare il massaggiatore per una settimana con tutto l'olio che ho sulle mani. Ok. Allora, questo qua si passa di qua. Non passa perché c'è una sbavatura. Tanto bene rifinito. Qua c'è una bella sbavatura. Dai, però dall'altra parte passa. Ok, dai, 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 dai che ce la fai. Dai. Ora, tutto sta a non montare al contrario. Ok. Come lo montiamo così? Allora, cerchiamo di capirci, dai. L'importante è la comunicazione. Ora, dopo già i primi inserimenti, ci sono le sedi che non ne vogliono più. Ragazzi, è pazzesco come si possa concepire una cosa del genere, ed è ancora più pazzesco come ci sia qualche disperato come me che se lo compra. Guardate, guardate, incredibile, incredibile, incredibile. Sembra il primo passo dell'uomo su Marte, non sulla Luna, su Marte. Ok, dai, 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 che ce la fai, dai, dai, io tifo per te. Allora, qua ci sono dei disegnini piccoli piccoli. Potrebbe essere questo che va a impedire che in fase di compressione poi venga sparato. Eventualmente lo possiamo usare anche come fionda. Guardate, si comprime poi bam! Pazzesco. Questo è un portento della tecnica ingegneristica cinese o qualsiasi paese che usi questi scarabocchi come scarabocchi. Ok, guardate, è una figata pazzesca. Ora dovremmo anche capire cosa serve tutto il resto. Sicuramente di sotto, sicuramente. Forse, sicuramente forse, di sotto c'è la possibilità, però poi, di bloccare. Sì, ma poi questi che cosa sono? Mica si possono lasciare come piedini. Il bello è che ce ne sono tre, non due, tre. O ce ne manca uno, che qua non c'è.
cerchiamo di capire. Allora, nel disegnino ci sono delle viti da mettere sotto. Le rondelle, ecco, le rondelle, vedete, costavano troppo, quindi ci hanno messo le viti e basta. Ah, però sono viti, guarda che fortuna, per non dire una parte anatomica umana. Avevo un cacciavite proprio qui a fianco, cioè proprio è un prodigio della tecnica moderna. Siamo nel 2000 e non so che, e guardate, pazzesco. Per solidarietà sto usando uno dei cacciaviti peggiori che ho. Sapete, si potrebbe prendere l'invidia questo coso e magari non riuscire a montarsi per via del cacciavite. Però guardate, un meccanismo. Qua ci devi mettere ovviamente lubrificante, vasellina a go-go. E ora questo che cos'è? Che cos'è? Cioè su Amazon pareva tanto bello, ben spiegato. Allora, qui ci sono quelli che potrebbero essere, non si sa cosa. Che cos'è? Come funzionia? Allora, cioè, il bello di queste cose sono le istruzioni. Le istruzioni, push, push, push. Oh, non c'è niente. Io sono d'accordo che è facile, che qua sembra che ci sia una specie di limitatore. Dai che ce la fai, dai che lo capisci. Allora, qui sotto ci andiamo a mettere questi dadini. Ci entrano i dadini, dadini, ci entrate. Poi certo farli combaciare con questo piolino. L'ha preso? No, non l'ha preso. Ok, ne abbiamo perso uno, ma chi se ne frega. Dai, anche questo è entrato male. Se esce, paura a sbattere perché si potrebbe rompere il tutto. Ok, vedete, questo è un trapano a percussione, cioè lo devi sbattere. E mi entra sempre storto. Se tu entri storto, poi qua non mi coincidi. Dai, su. Oh. Cioè, questo penso che nella storia potrebbe passare come uno dei peggiori montaggi, unboxing, chiamatelo come, cioè, come volete. Cosa serve questo? Ma cos'è? Che poi è storto. Lo devo mettere al contrario, forse lo devo mettere al contrario. Forse così, ma non ha senso. Ma tu guarda. Cioè da piccolo, se mi avessero dato un coso di questo, l'avrei buttato dalla finestra da montare. E ora da grande, chiaramente l'hai pagato e adesso pedala, d'accordo, ma non è una bicicletta. Ora questo di qua non ci entra. Allora, c'è da più, vedete, meno le cose sono professionali, più ci devi studiare sopra per capirle. Ora questo qua mi entra, ah dai, forse è entrato, come diceva Cicciolina, che praticamente non sapeva se era entrato o no. Ok, dai, c'è tanto spazio, dai. Ok, viva Cicciolina. Ok, ora sti cose qua che sono per mangiare gli spaghetti, che ci fanno i cinesi con questo? Dai. Allora,
Qua dobbiamo andare a intuito, a immaginazione. Non lo so, poi mi devo ricordare anche di recuperare quel coso che ho perso di sotto. Ora, questi qua, ce ne sono due, tra l'altro ecco, sono diversi di misura, quindi può essere che mi sia anche sbagliato, infatti, questo va qua. Dai. Ok. Dai. Poi qua ci metto il mio trapanetto e cerco di fare. Oi, è diventato duro. E certo io lo maneggio con le mie mani di fata, normale che diventi duro. Allora, qui abbiamo fatto un video scandaloso, speriamo che il tubo non si scandalizzi pure lui e me lo blocchi. Beh, fondamentalmente, dai, qua ci vanno, cioè, ci arrivo proprio con l'intuito della scimmia, no? Perché qua c'è il profilo esagonale, dadino esagonale, è proprio. A mo' di rinco ci vado e dico, oh, ma qua forse ci va questo. E però c'è anche sotto così. Quindi, come va la cosa? Ecco, guardate. Perché anche qui c'è un profilo esagonale. O forse semplicemente una soluzione così molteplice per darci tante possibilità. Allora, questi sono avanzati, va bene? Questi sono avanzati. Uno si è perso, mi è caduto sotto al tavolo, ma non conta. Questo qui dovrebbe andare qua e non si capisce, a dire il vero, dove si dovrebbe andare a fissare per mantenere la tenuta. Questo da disegnino dovrebbe servire per limitare in qualche modo o per creare un parallelismo, non so. Vedete, la cosa curiosa è che c'è questo scalino. Poi magari ci studierò sopra. Però, cioè, fa il caso mio, fa il caso mio. Perché alla fine quello che devo fare è semplicemente trovare una perpendicolarità e andare un attimino a fare due fori. Mi urgeva, lo so, è vergogna lavorare con un coso del genere. Questa è plastica, questa è plastica, questo serve per mangiare gli spaghetti in Cina, così forse, però non si incrocia. E tutti questi qua, questi pezzi qua avanzano. Bellissimo il manuale di istruzioni e insomma. Come si dice, like per il prodotto, ve lo consiglio veramente. In descrizione vi lascio il link, cioè se ci fosse qualcuno pazzo come me, ve lo potete accattare, vi arriva gratuitamente a casa dopo aver pagato praticamente il costo e inglobato nel costo anche le spese di spedizione occulte. E poi insomma fatene l'uso che volete, insomma lo mettete sotto l'albero di Natale, vedete voi, ok? Può essere un regalo, una sorpresa graditissima per ogni amante del fai da te. Like, iscrizione al canale e ci becchiamo alla prossima. Ciao!